Signore e signori, eccoci qua, finita la pausa, riprendiamo immediatamente. Where is? Non c'ho più, eccolo qua. Voce, eccomi. Hola. Hola, hola, gimme dola. Stavi per dire. Scusate, sto guardando l'immagine di Inaux. Non guardare immagini di Naox. Quella che ha postato su Dice Games Italia. Non devi guardare immagini in AUX. So anch'io. Sbaglio, lo so, mi dispiace. Intanto mi faccio prendere dall'emozione e dico, magari. Poi sbaglio. È una Comunque. cosa intelligente? Noi no. Comunque, No, decisamente. switchiamo nel seminterrato delle cantine della palazzina vicino a. Oddio, Putnik. Sputnik. Vero che Putnik. è lo Sputnik senza la S. Esatto. Cos'è lo Sputnik? È la sonda che è stata Sonda mandata rossa. sulla Luna. Esatto. Ecco. La prima sonda nello spazio. Era anche un qualcosa tipo di televisivo, un fatto tipo Sputnik. Ah sì, è vero. Adesso lo ricordo. Era un Vabbè, era programma lì. televisivo. Nel sotterraneo della palazzina a Putni, della zona Putni, che brutto, è proprio orribile. Solo perché c'è Nando Putni, merita il posto, ragazzi. Arriva la chiamata di Jamie. Prego, fate pure. Chi è che chiami? Io avevo il numero di. Il pazzo rompipalle. Il Beh, mio può numero non chiamare ce anche l'ha. me. In realtà è il numero di Robin, io anche. Esatto. È Il anche mio il numero mio. non ce l'hai. Scegli a quale numero chiami. Chiamo il pervertito. È tua Quindi prova, Robin. Hamilton. Quindi Hamilton. Robin. No, Robin. Sì. No, Sono più normale io. Sì. Ma che normale, figa. Normale presuppone un cervello. Mentre Rick sta scendendo molto velocemente le scale, proprio cazzo, 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 arriva Pronto? Ah, Jamie, è un momento un po'. Vabbè, cos'hai da dirmi? Cioè, sì, ciao, senti Rick. Come va? Tutto bene in Non tanto famiglia? bene, se ci fosse qui lei andrebbe molto meglio, ecco. Ah, problemi? Decisamente sì. Ok, ho chiamato solo per dire che sto arrivando da voi e che ho trovato delle cose molto interessanti. Per Spero che tu mi esempio, ho porti buone scoperto. notizie perché qui abbiamo dei grossi problemi. Sottolineo grossi. Grossi quanto? Diciamo un armadio e mezzo, facciamo due. Va bene, arrivo celermente possibile. Il più celermente possibile, ma. Il piano di Jimmy Volevo sta avvertirvi. andando nel verso giusto. Volevo avvertirvi di stare attenti perché ho trovato informazioni che sanno come ucciderci. Ah, perfetto, buono a sapersi. Beh, lo scoprirò tra poco, immagino. Arrivo. Esistete, ma più che altro lei e quell'altro che mi deve pagare, il Markavian. Vabbè, piangerò un po'. Metto giù. Ok, Jamie, torno intestinato in macchina o esci con calma? Vabbè, una via di mezzo, cioè del tipo ma chi se ne fotte? Lo psicopatico. No, Chi se ne perché c'ho frega? no, perché è il Hai le tumore che botte di gli ho messo adrenalina? Edo. No, perché c'ho le botte di nervi, sì, posso rompere un po' di culi, ma con calma perché sono pacifista. Devo rompere i culi, ma con calma perché poi si possono fare male ad altre persone. Cresce il culo. E Vedi il più o meno faccio problema? così anche in taxi. Praticamente hai Edo, Sì.
ha ingolfato il Brugel. Lo so. L'ha ingolfato. Non è il lavoro di Malkavian in un gruppo ingolfare il Brugel. A volte, sì, a volte. Io una volta gliel'ho fatto, non è che gliel'ho fatto a ripetizione, non è colpa mia, sono sculato coi dadi, però. Ma una volta tanto basta. Dai, ma puoi anche decidere la potenza una volta che hai fatto tot successi, sai. Ma infatti non gliel'ho fatta totale, perché sennò era una meba. Io ho tolto il difetto di clan, in realtà, l'ho perfezionato. Ah, e vorrei sottolineare che faccio la stessa cosa in macchina. Ovvero 150 all'ora. Pum, il chiodo di botto. Ma con calma. Ma con calma. Credo che lo farò fermare dalla stradale. Una paletta. Ma lei che cazzo sei bevuto? Devo andare veloce. Sua sorella. Calma, gente. Prego, gonfi il palloncino. Non si gonfia perché non esce aria dai polmoni. Oh, soffi. Devo gonfiare il palloncino. Sì, gonfi il palloncino, ok. Però con calma. 8 punti sangue. Un gavettone di sangue, che schifo. Rick sì. Sei al piano terra. Scendo perché mi è arrivato il messaggio da Emma. Io intanto gli mando altri messaggi. Come sta andando? Qua il Malkavian sta facendo cose. Sono davanti a te, signor Hamilton. Ah, salve. No, Hamilton, finisci di inviare il messaggio. Ah, ok, sta facendo cose. Pop. Ti arriva il messaggio. Hamilton. Sono di fronte a te. Aspetti, che mando un messaggio anche a... Lo prendo a schiaffi. Si vede che è trafelato. Abbiamo 5 problemi sopra. Voi cosa state facendo qua? Io le stavo inviando i messaggi, lui sta facendo cose, come gli ho appena scritto. Se leggeva il messaggio che gli ho scritto... Me lo dica a voce, idiota. Glielo ho appena detto, sta facendo cose. Ok, Temple cosa sta facendo? Cose! Signor Temple? Mi sto connettendo al PC del nostro uomo. Allora, io sono stato gentilmente invitato a entrare in casa di quest'uomo. Il problema è che dentro ci sono 5 personaggi, presumo, io ne ho visti 3, di cui uno è grande e 2 armati, che mi stava per... bucare con un bel coltellaccio così. Per questo è meglio farlo allora, da qua sotto piuttosto che da lì sopra, no? Sì. Ha ragione. Allora. È così complicato. Possiamo aspettare che il signor Jamie arrivi e andare lì e risolvere la situazione, oppure lei si muove. Dipende. O avvertirgli che Jamie vi ha avvertito che sanno uccidere i vampiri. Ah, giusto, il mio amico Jamie mi ha chiamato giusto un secondo fa dicendomi che sanno perfettamente come uccidere i vampiri. Oh, questo è interessante. Ok, allora. E torno a lavorare sul tablet. Sì, ma lo ascolta. Signor Temple, io... ormai so bene le sue capacità di rendere sceme la gente, non su questo idiota qua di fianco a me, perché lo è già. Unite le mie capacità. Sono qua presente comunque. Io rispondo assolutamente. Rinciso. Tu, signora, unite le mie capacità di persuadere, potremmo aggirare la questione da soli. Mi sembra un'ottima idea. Posso entrargli nel computer nel mentre, oppure vuole andare? Se lo fa in fretta, sì, altrimenti potrebbero semplicemente andarsene. Ok, lei, signor Hamilton, cosa può fare? La mia idea adesso è, dato che comunque vuole entrare in casa loro, vuole che li distragga fuori dalla porta, quindi cosa devo fare? Allora, l'importante è che non scappino e che non se ne vadano finché non arriva il nostro amico Jamie. Ok, posso fingermi un poliziotto, vado lì e perquisisco casa. Non posso fare niente. Mi sembra un'ottima idea, signor Hamilton. Assolutamente, vada.
Però lei si, va senza bene, remore si trasforma in un poliziotto e si finge un poliziotto, però ho bisogno del suo aiuto, signor Temple, assolutamente, mentre questo idiota fa il poliziotto. Certamente, cosa posso fare per lei? Venire con me semplicemente a convincerli. Certo. Beh, li posso sempre fare tirare fuori, non avranno paura di un poliziotto, anzi. No, no, tranquillo. Davanti, va bene, ok, non c'è problema. Perfetto, bene. Aspettate un attimo, mi preparo. Allora, Edo, intanto mi tiri? Sì. Yeah. Pioggia di 1, mi sembra di aver visto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, meno 1. 3 successi. 3 successi, meno 1, 2. 6 successi. Aspetta, chi cosa, ragazzi? Io 6 successi per fare oscurazione 3 e, fare, e diventare un poliziotto. Scusa, ma quanti dadi tiri? 8. Oh, manchia. Ma ne hai tirati più di 8, tia. No, 8, ne ragazzi. Tirati, ne hai tirati 11. Ah, scusate. Mi credo che ne hai tirati 2, scusate. Attimo. Vedi che dicevo, troppi successi. Cazzo, io posso tirare 8 dadi, ho fatto 9 successi. 4... Come posso fare... 5 4 successi, 4 successi. Figo! Mi sembra che mi sembra un esorbita. Ma scusa, prima quando hai fatto la voce? No, ok, ne hai fatti 8. Prima ho fatto giusto. Ritiri, per favore. Ritiri, per favore. Ma chi ce l'hai? Con te. Con te che hai tirato 11 dadi invece che 8? Vabbè, conta quelli di prima, non contare gli ultimi che sono successi. Lascia stare gli ultimi 3. Contati. Bene. Gli ultimi 3, quindi 1, 2, 3, 4, 5. No, aspetta però. 4 successi. Tu stai cercando di diventare una persona che non conosci bene all'improvviso, quindi la difficoltà è 8. Beh, in realtà basta prendere la figura di un tizio che conosco e mettergli un cappello da poliziotto e un vestito da poliziotto. E combinare due cose insieme. Prendo la figura di un tizio qualunque, okay, che conosco. Ok, quindi io. Difficoltà 9. E aggiungo il poliziotto. Diciamo che diventi... Sì, ok, va bene. Non sei una persona bellissima, però ce l'hai fatta. Quindi sono timido, va bene. Figa. Hai... No. 1, 2, 3, meno 1, 2. Diciamo, due successi. Signora, non timido. Vabbè, vado al citofono e faccio... Perché vai al citofono? Così non vorrei... Idiota, perché qualcuno dovrà pure aprire un poliziotto. Non è che un poliziotto compare di fronte a casa tua così. Sì, certo. Sei dentro. Apri la porta, citofoni e rifai la cosa. Fine. Va bene, fallo. Io ho fatto... Vabbè, vado direttamente su, non c'è problema. Signora Emmetto, la devo fermare perché è troppo un idiota. No, siamo fermi. Lo faccia fare, così non piglia manco il PX per la sopravvivenza a sto giro, vai. Quit. Tu allora, quanti successi hai fatto? 2. Ok. Perché ovviamente un 1 ci deve essere. Comunque, ragazzi, c'è un appunto da fare. Bisogna fare così, perché sennò non ha senso salire su. Sì. No, tranquillo. Avvisiamoli pure che siamo per... Vabbè, ma scusa, se sei un poliziotto, non puoi presentarti davanti a casa sua. Sì, momento. Wait. Fermati, fermatevi un secondo. William. Sì. Entri nel computer del tizio. Sì. In quel momento rilevi una mail che viene spedita. Puoi leggerla, non fermarla. Non hai fatto abbastanza successi. La leggo. È indirizzata a un indirizzo email abbastanza generico, uno di quelli proprio abbastanza anonimi. Paperetta tipo Smith 999. Parole veramente così, esatto. Che praticamente dice: credo che ci abbiano scoperti, Jack. Se ci fermano, devi portare tu il termine il lavoro. Ok. Faccio, hanno appena inviato un'email a un certo Jack dicendo che credono che li abbiamo scoperti e se li fermiamo, questo tale Jack deve portare a termine il lavoro. Beh, è semplice, adesso praticamente li aggiriamo tutti e dopodiché li interroghiamo. Va bene, mi sembra un'idea sensata. Io sono ancora sotto ascendente. Beh, è comunque un'idea sensata. Questo dobbiamo fare.
Mi posso sapere un nome di uno dei citofoni che c'è sul citofono, uno a caso? Va bene qualsiasi, qualsiasi nome. Sì, diglielo. Dillo? Boh. Smith. Sbiru Lorenzo. Grina. Ok. Cazzo che è il corrispettivo del Rossi italiano. Proprio. Ok. Salgo sulla porta di fronte a questi tizi qua e busso. Quindi vai al quarto piano. Vado al quarto piano. Mi immagino che mi segua Spencer. Vado salendo le scale. Io vado a pianerottolo, salgo ancora un po' le scale, sotto, scusami. Prima di salire dal pianerottolo, quindi sto ben distante e sto lì. Io mi oscuro. Quando arriva il sottoscritto a salvare il culo. Dimmi. Tra un pochettino, Rexen. Jamie almeno ha 10 minuti di macchina. Spendo 3 punti sangue per farmi forza e poi mi oscuro. Minchia, proprio sta diventando un bodybuilder. 4 di forza. 4 di forza. Ci sta. Vabbè, minchia, un bel fisicato. E poi mi oscuro. Ok. Quindi Hamilton, tu arrivi davanti alla porta e bussi? Busso, se c'è il campanello suono e dico la signora, i signori Smith, come cazzo abbiamo chiamati, hanno chiamato una volante per perché hanno sentito dei rumori che venivano da questo, dal pianerottolo. Vieni, ti ammazzi. Parte un colpo. Aspetta. Qualcosa colpisce, un'arma da fuoco colpisce la porta, scava un buco e i proiettili arrivano a te. Posso fare una prova di destrezza per schivare? Bella madonna. Cazzo è Matrix. Yes. Al massimo ti va bene che i due colpi vengono parati dalla porta. Ah, buono. Sì, però fanno 10 e 8 e quindi... Ma c'ho costituzione, ragazzi, anch'io. Tre danni? Ok. 7 e 10. Ne assorbo 2. Che nonostante sia contundente, non puoi dimezzare, quindi un danno. Un danno. Quindi, Hamilton viene investito da una granuola di proiettili. Piombini, probabilmente. Mi avvicina alla porta. Sbatto contro il muro. Mi avvicino alla porta guardando magari attraverso il buco poco. Ah, ovviamente Hamilton non sembra aver subito nulla. Perché è in oscurazione, quindi non ha neanche i quei reali abiti. Vabbè, io fingo un urlo sommesso di... Oh, che cosa avete fatto? Chiamate rinforzi! Vedi che faccio finta proprio di chiamare rinforzi. Faccio... 8752, aiuto, qua sparano! Quindi questa è la tua azione. Sì, intanto per vedere se fanno qualche altra reazione, nel senso se pensano che sparano con un bazooka adesso. Ok. Rick, fai qualcosa? Sto ad osservare quell'idiota che si fa sparare. William, fai qualcosa? Io si riesce a vedere dentro la porta? O c'è solo un buco? C'è un buco così, se vuoi mettere la testa vicino al buco per vedere. Sono oscurato, un pezzettino di testa. Esce la canna e spara. Madonna, non ha visto me, io sono oscurato. Hai fatto un piccolo errore di calcolo, William. Tu hai messo la testa nella direzione, nella traiettoria tra la porta e Hamilton. No, ho fatto solo così per vedere, non ho fatto così davanti. Ma ti porta via mezza testa comunque. È un fucile che viene messa la canna fuori di poco. Se io sono vicino alla porta, la canna spara, ma mi spara di fianco, non mi spara addosso. Prendi comunque i proiettili. Va bene. Striscio. Allora, 6 se li prende Hamilton e 2 se li prende... Che continua a chiamare rinforzi fingendosi malato. Allora, I due miei, niente. 1 e 9. Scusa? I due miei, niente. 1 e 9 si cancellano.
1 e 9 sì, si cancellano. Come ti ho detto, sono oscurato, non è che potevano prendermi. Che scena. E beh, l'oscurazione funge sulla mente, anche se vuoi spararmi addosso, difficile. Ma è una rosa di proiettili, non vale. Il proiettile si significa che c'è lui e vita. Allora... mentre l'altro fanno 1, 2, 3 successi di nuovo. Hamilton, tiro su costituzione. Yeah. Niente, prendo 3 danni. 2, 1. Dimezzati, dimezzati. Dimezzi lo stesso. Aspetta, però. 3 e mezzo. Si arrotonda sempre per difetto in Vampire. E quindi uno, dai, ti va bene. Perché anche con le mie sacche di sangue che dovevano darmi un cosa e mezzo me ne davano uno. Graffiato, il livello di salute è graffiato. Uso ascendente 1. Un ennesimo colpo di fucile colpisce Emil. Colpisce Hamilton, che viene gettato di nuovo, viene proprio sparato contro il muro. Inizia per, quasi si accascia per terra, non perché sta morendo, ma perché sta continuando a prendere la canna. È ancora nel buco? Un panto così di canna. Voglio prendere la canna da sopra senza che mi possa sparare nella mano e tirare. Scotta forte. Scotta. Aspetta, Rick, prima sì. Rick. Perché voglio urlare John, esci fuori e sparare un ascendente 1. Okay. Bravo. No, non mi fingo morto. Bravo. Però in questo gioco, in questa ambientazione, ha senso fingersi morto, eh? Infatti per quello non lo fa. Sì, sì. Il fatto che ci ho pensato. Certo. Il fatto che ci ho pensato, ma non sanguino. Puoi spendere un punto sangue per sanguinare. Potrei farlo in questo modo, sì, però non è nell'indole del mio personaggio, quindi non posso. Allora, tecnicamente il potere non avrebbe effetto perché non può andare oltre il potere di autoconservazione. Però John, tu gli avevi già lanciato in campo. Ascendente 3, esatto. Quindi in realtà lui ha perso totalmente la sua autoconservazione. Assolutamente sì. Quindi, ok. Ascendente 1 è per tutti gli altri. Ascendente, John esci fuori, è diretto a lui perché gli ho fatto ascendente 3 prima. Adesso fai girare solamente me e noi facciamo così. Tira i dadi per vedere quante altre persone vengono. Abbiamo detto che è su Galateo più... più carisma, giusto? Sì. Allora, in questo caso... Perché sennò è espressione artistica, però vedi te, cioè, nel senso, se vuoi cambiarlo anche qua... No, va bene. Però, ovviamente le altre persone... Se vuoi... difficilmente risponderanno, perché nelle altre persone c'è il senso di autoconservazione, invece. No, ma non escono fuori, sono semplicemente hanno, cioè praticamente attiro l'attenzione a me. Puntano il fucile su di lui. Cioè, allora, nel senso, se vogliono puntare il fucile su di me, devono uscire nel pianerottolo, capito? Tirami i dadi, ti basta un successo, perché tanto è una sola persona quella che ti interessa. No, a me interessano più persone possibili nell'area. Ma le altre hanno il senso di autoconservazione, non si faranno influenzare in questo caso. È scoppiato uno scontro a fuoco. Va bene. Allora, tiro... Cos'è che abbiamo deciso? Autorità più carisma? Carisma più autorità. Quindi 7 dadi. 7 1. Ah, se tiro autorità ho 2 dadi in più, vabbè. Perché se tiri autorità hai 2 dadi in più? Perché ho l'idernato. Ah, porco Giuda, c'eri proprio... pompato su quello. Tra l'altro ti tiro anche 2 dadi in più se vuoi, ma non riduci la difficoltà, però 3 successi, ma tanto, appunto, come detto, ne bastava uno. Perfetto. Ma vedi Luca, in teoria qua sul manuale c'è scritto 3 successi, 6 persone. Sì, ma se leggi sopra
Nonostante l'intensità dell'attrazione, chi viene stregato non perde il suo senso di autoconservazione. Infatti non vanno a morire, ma si non, avvicinano. Non dico che sono diretti verso... Non ha detto che stanno uscendo, ha detto semplicemente che ho attirato la loro attenzione. Esatto, si girano, puntano i fucili verso di lui anche se sono dietro un muro. Non posso puntare i fucili verso di lui, ragazzi, c'è un muro di mezzo. Lui sta sulle scale. Appunto, cioè sono girati nella direzione verso il muro ma senza andare verso il muro. Allora, ragazzi... No, scusate, vabbè. Aspetta, a meno che non c'hanno un bazooka. Senso di autoconservazione, è scoppiato uno scontro a fuoco. William ha tra l'altro letto l'email dove loro sanno di essere stati beccati, quindi sono in pieno panico. Uno ha iniziato anche a sparare. Concedo che John è stato completamente assoggettato perché è stato, ha ricevuto incanto. Ok, gli altri percepiscono la tua presenza, non usciranno fuori, non punteranno neanche l'armi su di Rick, perché non lo vedono. Cioè, anche volendo, non c'è Rick, cioè loro hanno una porta e un buco, e tramite quel buco c'è solo Hamilton. Vabbè, mi giro io e faccio. Va bene. Quell'idiota si gira. Vabbè, no, allora decido potenza 1 e faccio solo una persona e faccio su John. Fine. Sì, sì, ma John funziona. Infatti si sente un trambusto dall'interno. Qualcuno grida, no John, non uscire, non uscire! Ma prima che avvenga quello, perché è ultimo in ordine di iniziativa, William, tu afferravi il fucile, giusto? E tiro. Presa. Che sarebbe? Io avrò un mazzo che non se lo aspettano. Presa sarebbe solo forza. Solo perfetto, forza. 4 dadi perché tanto ho solo quella. È 9-7 e 2-2. 9-7, io 6-6, quindi decisamente nell'azione contrapposta mi batti. Perfetto, William afferra, torna visibile ovviamente, afferra la canna della doppietta e la tira fuori con uno strattone. Senti distintamente qualcuno perdere la presa, forse hai anche spaccato un dito di qualcuno. Subito dopo, la porta viene coperta, qualcosa impatta sulla porta e vedete la maniglia che iniziano a armeggiare, qualcuno inizia ad armeggiare sulla maniglia. Hamilton. Comincio a chiamare la centrale. No. Centrale? Centrale? Perché è finta? Perché? Un punto su forza con i punti sangue. Quindi un punto forza. Sì, poi devo aspettare, poi c'è un punto forza. Intanto mi allontano, vado verso le scale anch'io. Lo okay. Sempre in zona della porta. No, o vai verso le scale o vai verso... Aspetta, una domanda. Il quarto piano è l'ultimo o ce n'è ancora uno? Ce n'è ancora un paio. Ok, vado. La porta è sul vicino alle scale che salgono? No, è la seconda porta. Ok. Vado verso le scale che scendono, ma sto un po' indietro. Quindi sto davanti però a Spencer. Infatti. Perfetto. Tocca loro. In realtà li ho fatti agire. Stanno facendo quello che stanno facendo. Ok, Rick, vedi che qualcuno sta armeggiando sulla porta. Probabilmente era stata chiusa. Sì, beh, chiaramente. Io carico il fucile. Tipo, ci sono ancora. Ah no, ce ne sono di... No, aspetta. Ancora 3 colpi. Basta, ne avanzano. Voglio mettermi... Lo so che sembra stupido, ma voglio mettermi proprio in linea di tiro dalla porta che... Cioè, quando aprono la porta posso vedere bene. Capito? Sì. In mezzo. Va bene. Lo seguo e li sto davanti comunque. Sì, basta che non mi copri la visuale. Basta che non ti copro... Non ti copro la visuale, però ti sto davanti. Hamilton, si sposti! Mi rioscuro. Si sposti dalla mia linea di... Non... Ma tia mi spieghi. Certo che posso. Cosa, non mi vedono, io sono di fianco alla porta. Comunque davanti. Capito, Luca, sto lì e attendo. Attendo che apra la porta. Ok.
William, tu ricarichi il, carichi il fucile e spari o diventi semplicemente oscurato? Io ho ricaricato il fucile e mi sono poi oscurato. Ok. Ok, perfetto. La porta si apre. Finalmente pensi che sia John, ovviamente, dalla foga con cui sta tentando di uscire, e infatti si tratta di lui. Spalanca la porta e cade per terra ai tuoi piedi, praticamente. Sì. Dietro di lui un uomo che lo stava evidentemente cercando di fermare. Non è né quello grosso che avevi visto prima, né quello dall'aspetto sciupato. È un'altra persona proprio. Gli sparo immediatamente un ascendente appena posso. Con occhi terrorizzati, ovviamente. Appena posso gli sparo un ascendente. Visto che l'iniziativa è tua, sì. Con le carte, ascendente, così, coi soldi, tipo, vai! Me lo descrivi questo tipo, per favore? Allora, il tipo ha una felpa larga che si porta addosso. Jeans bianca. No. Non è una felpa bianca. Ha jeans, una felpa abbastanza anonimo il suo vestiario. Ha i capelli rasati. Ma è armato? No, non ha nessuna arma in mano. Anzi, allora va bene. Si tiene una mano. Va bene, ascendente normale. Aspetta, ascendente normale in che senso? Cioè, nel senso, non lo pompo con willpower. Beh, ma non lo puoi pompare con willpower. Anche ah no, avevo capito di sì. Allora, puoi avere i successi. Puoi usare willpower per avere successi automatici. Quello intendevo. Ah, ok, perfetto. Allora non lo usi, giusto? No, faccio ascendente 3 normalmente. Okay. Come lo interpreti? Allora, John ha i tuoi piedi praticamente ansimante, sì. Però... Tu vuole succhiare. Gli dico che è ora di finirla, che non c'è più bisogno di combattere al momento. Perfetto. Ok, tirami. Intanto che tu tiri, rispondo al volo a Hamilton, ma con la E di Hamilton. Qualcuno di Dice Games Italia mi conferma che questo gioco è tra i più difficili come GDR nella sua grandezza e meccaniche? Assolutamente no, semplicemente io non lo conosco bene come D&D. Nessuno di noi lo conosce bene come D&D, è quella. Guarda, la verità, ragazzi. Ricorditi Hamilton, che la difficoltà è meno 2. Se vuoi un gioco di quelli ultra difficili, mi sembra che si chiami Role Master, se non mi sbaglio. E ritiro uno perché c'è anche solo accidenti, come sono convincente, ma ho fatto un 1, porca miseria. Il master credo che mi può sottolineare che c'è solo un manuale per l'economia, solo per quello, che c'è tipo 500 pagine solo per le armi, le statistiche delle armi. Cazzo. C'è un manuale di 500 pagine solo per le magie, un altro solo per economie di gioco, eccetera. Role Master è difficile, quello sì. Mazzino, Robin. Sì, ma ti ricordo che ho meno 2 la difficoltà. Lo so. Cioè, okay. Con l'altro che era grande grosso era 5. No, era 6. Quello grande grosso era 6. Ah, vabbè. Comunque, no, la passi. Comunque, per rispondere poi rapidissimamente... Pampa in realtà è molto completo da quel punto di vista, veramente molto completo come meccaniche. Lo trovo anche migliore di D&D come meccaniche, solo che non siamo così esperti di queste meccaniche, quindi per ovvie ragioni c'è più libertà, ma per noi è più da rincorrere ancora al momento, ragazzi. Allora, per i tuoi tiri, tra l'altro, cosa non da poco, tirare tutti questi dadi comunque su roll 20 rallenta sempre un sacco. Sì. E pom pom pom. Perfetto, il tizio si blocca
si blocca e si lascia, si appoggia al muro prendendosi una mano, facendosi con la testa in modo convulso, come a darti ragione. Hai capito, Robin? No, fa, allora si accascia al muro, fa sì con la testa in modo convulso, come a darti ragione. Ah, ok, va bene. Dove sono gli altri? C'è un corridoio e non vedi nessun altro. No, no, parlo a loro. O a John. Ok. Sono all'interno. Sono all'interno. Vuoi che te li chiamo? Certo, John. Anzi, vai pure a chiamarli di persona. Facci strada. Vai per primo. Qualcun altro fa qualcosa prima che John entri? Io entro. Oscurato. Vai caro. Vado molto veloce. Ma anche molto piano. Giuro, adesso io tra 5 minuti la finisco, ma finisce con Jamie che è fermato dalla stradale. No, Jamie non capisce, io ho un problema. Non lo faccio apposta e non ho bevuto, nel senso ho bevuto, ma non quello che pensa lei. Allora, William, tu entri all'interno. Sì. Oscurato. Sinistra o destra? Dipende dove c'è più spazio per muovere. Direi blu. Dove non rischio di cozzare roba. Sulla sinistra c'è il tizio che si è accasciato al muro. Destra. Ok. Entri nella stanza a destra. Ti trovi dentro una stanza con sui tavoli svariate quelle che sembrano essere Molotov. La bestia dentro di te inizia ad essere molto inquieta, si spaventa facilmente a quella vista. Anche perché tu hai... quanto hai di coraggio? Coraggio? Perché ho coraggio io? Coraggio? Ho 3. Non so neanche... Si spaventa molto. Non so neanche... No, ho 3 su 5. Coraggio 2. Ho 3 su 5 di coraggio. Non è male. No, in effetti no. La bestia si fa... si spaventa leggermente, ma per ora nulla di che, visto che sono spente. In fondo alla stanza noti una scrivania con sopra un computer dove un tizio sta chiudendo tutte le cose. Potresti dire, capisci più o meno che forse sta cercando di cancellare le varie informazioni in modo abbastanza grezzo, brutale. Tipo cancella proprio. Non posso agire, giusto, è solo quello che vedo, poi devo agire. Ma no, tu sei entrato per ora e hai fatto tutto per entrare lentamente e altro. Ti farò agire il prossimo turno. No, è questo, fatti quello che chiedevo. Ok, Hamilton, fai qualcosa? No, sono sempre davanti a Spencer andando avanti. Ti pompi qualcosa? Pompo Costituzione adesso, la porto a 3. Perfetto. Ok, ovviamente Hamilton era l'ultimo, quindi tocca ai tizi. John si alza in piedi, facendosi con la testa, entra dentro e vedi che imbocca la porta di sinistra. Si sente uno sparo potente e vedi John scagliato attraverso il corridoio, in una praticamente insanguinato, e ricadere nell'altra stanza. L'ha presa molto bene, Rick. John! Scusate, mi ha fatto una domanda a mio padre. Hai capito? John è morto. E sono arrivato che John è morto. John è morto, è stato scagliato dall'altra parte della stanza. Fuori uno. Hamilton, non eri mica davanti a me? No, beh, c'è l'altro. Dimmi pure il tuo nome, amico. Aspetta. Ok, no, va bene. È il tuo turno. Ok, vai. Dimmi pure il tuo nome, amico mio. Rob. Si chiama Rob? Tu sei Rob? Vino! La fanciulla. Vedi che c'ho ragione. Bene, Rob. Io devo farmi gente da grande.
Bene Rob, come vedi i tuoi amici non sono molto d'accordo sul farla finita e spargere altro sangue. Magari se gli urli di finirla, vediamo di non morire tutti quanti. Bravo capo, bravo capo. Ti facendo di sì con la testa. Quando sarà poi toccherà loro lo faranno. Edo, William. Mi avvicino al tizio. Alzo il culo del fucile. E io do forte sul cranio. E faccio no! A parte che tu non lo vedi. Ah, non è là. Perché no? Perché è entrato dentro. Sono nella porta destra. No, sono dentro la porta. Ah, scusa, scusami. Perché Naux ti perdi le cose? Da dietro, eh. Io do da dietro forte sul cranio. Aspettate un secondo, ma Rex sta mimando la guida. Fix di interpretazione. GG. Quelli erano i poliziotti. Si risalve tutto un po'. Aspetta, un tizio che di informazioni, Rex. Date 80 pix a quell'uomo. Allora, quattro ore, ragazzi. No. Riusciamo a ributtarle subito su? Dovrebbe riuscirsi a ributtare subito su. Sì. Allora, vedo. Siete dei cerchietti bellissimi, però dovrebbe riuscire. Io vedo Rex e Luca come cerchietti. Io vedo te, Rex e Luca come cerchietti. Io vedo tutti. Oh, ecco, Rob, Rex e Luca. Ma Rex e Luca, eccolo. Vedo tutti. A posto, ci siamo. Io sono quello che... Ora che abbiamo visto la luce, possiamo tornare alla quello che stava facendo. Quindi, William, tu dai un colpo in testa al tizio. Da dietro col culo del fucile forte. Per tramortirlo, barla, fagli male, tanto frega cazzi. Allora, non ti faccio tirare di mischia, nel senso, non ti faccio per colpire perché non sa che sei lì. Quindi tiro 4 quindi di forza. Colpisci facile, tiri solo sulla forza. Io proverò ad assorbire, vediamo cosa succede. Mi stacchi la testa. No, ho fatto 2-1, merda. Che palle, però. Ti stai avvicinando, gli fai per dare il colpo e proprio in quel momento lui si china di nuovo sul computer. Tu lo schivi e ritorni visibile. Però sono dietro di lui. Sì, ma ovviamente ti ha visto, ti ha sentito, gli sei praticamente andato addosso. Da dietro, però. Sì, okay. però ti vede. Senso, va bene, sai che va bene. Saprà che ci sono. Gli sparerò a sto punto, che devo fare? Hamilton. Che? Hamilton. Sì, sono lì che sto proteggendo, faccio tutti. Bravo, no, convincilo con le parole perché per questi non bisogna più spargere. Hamilton. E dall'altra stanza. Cosa? Lo sai che ha detto Hamilton? Sì, Hamilton, vengo con te, vai pure avanti. Ok, vado avanti, vado dove hai sentito Temple. Non l'hai sentito. Ma se ha schivato ha fatto così. Sì, ma ha schivato. Tu si riesce a sentire la schivata. Vabbè, ma se sarà successo qualcosa un tizio che ha fatto. Oh! Cioè, nel senso, non è che ti arriva uno, compare, fai. Allora, l'altro si è iniziato a urlare. Ok, cioè, sì. Vado nella direzione dell'urlo. Perfetto. Quindi vai a destra, non considera a sinistra. Perfetto, quindi a sinistra, da sinistra, da dove hanno sparato prima? Escono un sacco di uomini. Esce il tizio grosso, quello di prima, con un macete in mano e aggredisce. Grazie a Dio, sì, giustizia c'è. Scusa. Edo, giusto una cosa, su quello dovresti fare demenza, perché il mio ascendente non penso che funzioni più. Ti preoccupare, demenza gliela faccio, c'ho già una bellissima demenza in mente. Pota un secondo, ragazzi. Allora, il tizio ti fa 3 attacchi. What? E mi fai fare un tiro su stesso senso e percezione? No, ma ti faccio se vuoi schivare. Cioè, nel senso, no, aspetta, non hai detto che schivavi. No, in effetti tu sei fiondato di... Ti faccio fare un tiro su sesto senso. Sesto senso. Prontezza o percezione? Sesto senso sarà su prontezza, è più mentale. Sesto senso e prontezza. Ok. Arrivo,
Vabbè, però anche percezione forse mentale. Sì, anche percezione. Ce l'ho già, ok, perfetto. Boh, vedete. Sesto senso. Sesto senso. Ho fatto un 6. Un 6, un 5, un 10, un 1. Ah, io non vedo niente. 6, 3, 1, 10, 3, 5. Ti permetto di puoi schivarne uno. Ok. Ok, il tizio prova a colpire. Dopo che ti ha colpito due volte, dici, oh merda, mi sta attaccando. Primo attacco. 9, 9, 10. Ah no. E ti colpisce due volte. Ok. Poi, okay. Io vi giuro che i dadi che ho visto erano 9, 9, 10. Sì, anch'io, però poi... Vabbè, tanto fanno fede quelli che poi escono fuori. Sì. Ok. Assorbo quindi per 6. No, no, ti sta facendo 3 attacchi diversi. Ma uno non lo... Tanto che uno lo schivavo. No, devi tirarmi per schivare, non è che lo schivi a gratis. Ok, quindi sono... Concedo di tirare destrezza su quello. Ok, quindi... Allora, Pota, fammi fare. Non anticipare il master. Stai calmo, rilassati. Bel respiro. Allora, di base la difficoltà del combattimento comunque è difficoltà 6. Quindi, primo attacco ti prende due volte. Quindi, cosa? Se difficoltà 6... Ha fatto un 6 e un 7. 3, 3, 5, 6, 7. Ah, il, cioè, non ho visto, pensavo fosse dell'altro attacco. È il primo tiro 5, il secondo ha tirato 4 e il terzo tira 3. C'ha ragione, perché ogni azione in più scala di 1. Mm-hmm. Più 4, 5, più 2, 6 danni. 6 dadi per il primo attacco. Minchia. Ma perché io vedo 10, 10, 10, 10 5, 6, 1, 9, 5? Non so. Quindi... Allora, comunque, visto che lui non ne cancella uno, ci sono solo due attacchi. Dai, puoi tirare per schivare. Ok, quindi prontezza più destrezza. No, destrezza più atletica. Destrezza. Sì, va, destrezza non tiro. Pop. 10, 9, 3. Yes. Minchia. Fiu-fiu. Ok, il primo attacco lo schivi. Secondo attacco aveva preso... 3, 3, 8, 6, quindi 2. Due successi. 3, 8, 6, due successi. Quindi di nuovo 6 dadi. E perché gli altri non me li tira? Ma porca. Vabbè, ragazzi. 6, 6, 10. 6, 10, wow. 1, 1. No, è un 3. Però c'è un 10, 10. Quindi 3 danni. 3 danni. 3 danni. Assorbo 3. Azione. 9, 5, 4. Quindi assorbi 1. Assorbo 1, quindi di mezzo, quindi prendo 1. No, perché no, dai, è un macete. Non di mezzi, c'è un macete. Ah, scusa, macete. Quindi 2? Secondo, sì, 2, ma fammi finire un attimo qua. L'ultimo. Il terzo attacco non colpisce, mi sa. 1, 9, 4. No, non colpisce nulla. Perfetto, allora, il tizio ti aggredisce con furia cieca. Il primo attacco riesce a schivarlo per puro istinto, Hamilton. Mentre il secondo ti apre un profondo squarcio sul petto. Perdi 2 livelli di salute. Quindi ha ferito. Era graffiato. Era graffiato, diventa, poi c'è leso e poi ferito. Ho meno 2 tiri. Meno 2 a tutti i tiri, sì. Oh, bene. Perfetto. Dopo Hamilton c'è il tizio Rob che prova a dire no, smettetelo, smettetelo, ma ovviamente si vede che il tizio non lo sta cagando. Nel frattempo il tizio davanti a William, sì, è seduto e io gli sono dietro con sto fucile in mano. No, 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 non era seduto, non era seduto. Ah, era davanti, era tipo curvo così. Era rapinato, sì. Manca uno. Quello brutto. Ti fa una spazzata. Cerca di farti cadere per terra. Destrezza. Cerca di tra le gambe per farti cadere. No, no, no. E io devo colpirti. Poi si vedrà se ti faccio cadere o meno. Quindi lui usa. Beh, non è tutta sta cima. Sono 5 dadi. È buono, eh. Niente da dire. Poi se faccio questo tiro
1, 10 via, quindi 7, 6, 2. Due tiri, ok. A parte che hai tirato 6 dadi. 3, 4, 5, 6, giusto. Quindi il 10 quindi ultimo non successo. Lo conto. Sono il 7. Un successo, dopodiché la difficoltà di questo attacco è avanzata, è più alta, quindi è difficoltà 7 e uso la forza. Uno. No, 10 e 6. Che sei vale. Difficoltà 7. Ah, detto. Hai detto uno. Difficoltà 7? Sì, sì. Vero, 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 vero. È un successo. Aspetta, aspetta, la difficoltà era sul colpire. Quindi ah, quindi non avevi, hai colpito, non avevi proprio colpito. No, no, ho colpito. 7 l'ha fatto. Sa, uno, c'ha un 1 che cancella il 7. 5, 6, 5. Ah, è vero, c'è ragione, non ha proprio colpito. No, è vero, c'è ragione, c'è ragione. Perfetto, ok, non riesce, prova a farti la spazzata, ma a colpirti le gambe, ma tu non cedi, cioè rimani saldo. No, guarda come cosa ce faccio. Sì. Dietro di te senti aprirsi un'altra porta, forse quella che dava su un bagno, mm-hmm, o su un'altra casa. Rimane il fatto che sulla tua sinistra entra un tizio, molto sciupato in volto, in mano tiene una croce, nell'altra una doppietta. Mm-hmm. Perché c'è utile, ma la doppietta di più. Però sei vicino al suo amico e quindi non la usa. Però mi dici la tua forza di volontà? Uno. Minchia. Aspetta. La totale è 4. La totale è 4. Permanente è 4. Giusto per rientrare nel 4. Sembra ovvio. Vediamo. 4. Giusto appunto. È proprio uscita, ha fatto "Hello, it's me". No, ha proprio fatto 4. Hello. È caduto di lato. Il tizio solleva la croce. Vattene via da questa casa, demonio! E improvvisamente tu hai come la repulsione verso quella persona. Fatre maronno. E arretri da lui. Non posso arretrare, c'ho il tizio dietro. Nell'angolo c'era il PC, dove cazzo vado? Arretri di un passo di lato, Edo. Cazzo, sii anche tu un po' collaborativo. Disvicoli allora. Sale sulla scrivania. Fa un passo indietro sulla scrivania. Stai in alto. Ovviamente la cosa ti colpisce molto, il fatto che tu abbia risposto al suo comando. Passiamo a Rick. Rick, un tizio sta credendo a Hamilton, quindi, a colpi di macete. Quindi adesso sono tutti da destra, perché... Non lo sai, non sai quanta gente c'è a destra. Cioè, scusami, Coso era a destra. Hamilton e il tizio stanno combattendo nel corridoio. Sì, ma Tempo l'aveva urlato a destra, giusto? Sì. Però non posso saperlo. A meno che non ho sentito Padre Maronno fare "Vattene da questa casa!" No, questa cosa no. Questa non cosa... l'ho sentito. No, c'è davanti Hamilton e il tizio che... e meglio, il tizio prende a colpi di macete Hamilton. Comando... Comando sul tipo blocca. Lui è a posto. Cosa? Per quanto vedo nei tuoi occhi, Hamilton è a posto. Sì, vabbè. Infatti non ho problemi. Infatti dico faccio un bel comando a quel tipo lì. Ma io l'ho mandato avanti apposta. Potevo essere io quello che veniva preso a macettate. Invece l'ha mandato lui. Quindi che fai? Comando sul tipo grosso, bloccati. O fermati. Comando con dominazione, però c'è bisogno di un contatto visivo. Non è parlato, va bene? No. Ascendente, basta. Ascendente, non riesco a fare un ascendente 1 e comando bloccati? No, non puoi usare due discipline nello stesso turno. Mm-hmm.
Dominazione ha bisogno del contatto visivo. Potresti provarlo, ma ti farei fare un tiro o a difficoltà maggiore, perché nel senso stanno combattendo. Sì, sì, praticamente dominazione ha bisogno del contatto visivo. Sì, mentre sì. Ascendente. Contatto visivo e no. Possibilità di parlare. Ascendente non hai bisogno del contatto visivo. Nel senso, non propriamente, non hai bisogno di guardare che lui ti che i vostri occhi. Mi spiegami una cosa, Luca, ma se uso ascendente su una persona che ha già usato ascendente, rimane solo quello precedente, non rimane, non si sostituisce, giusto? Allora, non si produce alcun effetto se si cerca di esercitare questo potere quando l'incanto è ancora attivo. Però io non so se l'incanto è ancora attivo. Beh, il tipo non mi ha proprio visto, vero? No, ha impegnato su Hamilton. Si sta godendo Hamilton. Esatto. Stiamo un po' godendo tutti del fatto che si stia però godendo Hamilton. Effettivamente ho visto che Hamilton non ha avuto tanta difficoltà, a quanto pare, no? Cioè, no, nel senso... per quanto le vedi te, anzi, gli ha dato due colpi di macette, ma Hamilton è fresco come una rosa. A posto, allora mi truffolo nella parte destra. Ok, c'è lo scontro di mezzo. Nel senso, sono proprio sulla soglia bloccati che non mi riescono a far passare. No, puoi provare, però ti farei tirare su... no, furtività non ha senso. Atletica. Ciao, atletica. Va bene, comando con difficoltà, grazie. Atletica, ma mi hai visto? Ho fatto una mezza corsetta prima per sbaglio. Ma proprio che hai finito la corsetta e hai detto: ma porca, perché che cazzo ho corso? Va bene, allora. Quindi cosa fai? Tenti comunque di usare dominazione, anche se scusami, sì, dominazione sarà più difficile. Sì, sì. Ok, riduce. Ma io gli aumento di 2 e lui la riduce. Appunto. Quindi si pareggia. E o era su dominazione che avevi 2 dadi in più, non mi ricordo. Sul parlato ho 2 di difficoltà in meno. Su autorità, quando faccio tiri di autorità, ho 2 dadi in più. Ti va in culo in ogni caso. Però... perché tanto dominazione va su un'altra cosa. Dominazione, esatto, però non la usi quindi su dominazione, perché dominazione usa persuasione più intimidire. Esatto, quindi, tirerò i miei 4 dadi, però c'è la sua difficoltà 2 in meno, ma tu me la aumenti di 2, quindi difficoltà normale. Sì, sì, difficoltà normale. No, in realtà è pari al punteggio permanente della forza di volontà, quindi in realtà il tizio... era 8 o 7, non mi ricordo, te l'ho fatto fare a 5. Guarda, me l'hai fatto fare a 5. A 5. Allora a 7, ok. Allora a 7, difficoltà 7, ok. Go, Spencer, go. Go, go, power, Spencer. Guarda che l'hai fatto fare prima a 5 con la difficoltà, Un 10. Accidenti, quanto sono convincente. Quanto è il tuo qual è il tuo comando? Perché devi avere un comando diretto, uno solo. Fermati. Blocca. Placati. Hai fatto però solo un successo. Sì, ma devo tirare di nuovo perché accidenti quanto sono convincente. Sei sicuro di voler tirare? Se fai uno è un casino, Usa forza di volontà. Potrebbe però usare il secondo successo. No, mi doveva dire prima se volevo usare forza di volontà. Yes. Cazzarola, mi è sfuggita, hai ragione, tia. Su di lui la volevo anche usare. Ti tiri? Vabbè. Ah, l'hai ritirato? No, okay. Yeah, 2 successi. No, a parte che io quello lo vedo sempre come un 6. Per come cade nel mio schermo, è sempre dalla parte del 6, cavolo. Ok, 10 e 9, quindi 2 successi. Il tizio si blocca improvvisamente. Bene.